Chai Ling ha 23 anni. È ricercatrice di psicologia all'Università di Pechino. Fino a 10 giorni fa era sulla piazza Tiananmen ad animare il movimento studentesco, a dare corpo alla breve primavera cinese. Oggi Chai Ling non si sa dove sia. Chai Ling è scappata dal massacro di Pechino e ha trovato rifugio da qualche parte. Tramite il nostro inviato Federico Chanot e il nostro collaboratore Franco Guarino ci ha fatto arrivare una straziante testimonianza su quei tragici giorni. Il suo racconto lo ha registrato lei stessa e lo ha fatto arrivare a Hong Kong. Le immagini le abbiamo montate noi in studio. Il primo indizio di quello che sarebbe successo c'è stato la sera del 2 giugno, quando una jeep della polizia investì 4 passanti, uccidendone 3. Il secondo incidente è avvenuto quando un gruppo di soldati consegnò, senza lottare, armi e uniformi alla gente che bloccava la strada verso il centro della città. Io e i miei compagni eravamo molto preoccupati per questi incidenti. Abbiamo subito portato armi e uniformi alla più vicina stazione di polizia, ottenendo in cambio una ricevuta. Altri studenti che bloccavano il traffico hanno cominciato a gridare che la polizia del popolo ama il popolo e non dovrebbe picchiarlo. A quel punto un soldato si è scagliato contro uno studente, colpendolo alla testa e allo stomaco, dicendo: che diavolo è che ti ama? La sera del giorno dopo, tutti gli studenti che erano in piazza si sono alzati e con la mano destra sollevata hanno giurato. Io giuro per la democrazia della nostra nazione, per il suo sviluppo, per evitare che cada nelle mani di una piccola banda di cospiratori, per impedire che più di 1 miliardo di persone vengano immolate sull'altare del terrore bianco, io giuro di donare la mia giovane vita per difendere fino alla morte la sacra piazza Tiananmen e la Repubblica. Le nostre teste potranno cadere, il sangue potrà scorrere, ma la piazza del popolo non dovrà cadere. Siamo pronti a combattere fino all'ultima delle nostre giovani vite. Nonostante la pazza oppressione fascista, nascerà la vera Repubblica del Popolo. Miei compatrioti, con un po' di coscienza, svegliatevi. La vittoria finale deve essere del popolo. Li Peng, Ya Shangkun, Wang Zheng, Bo Yibo, il giorno del giudizio del vostro regime fantoccio è vicino. Abbasso il fascismo, abbasso la dittatura militare. Lunga vita alla Repubblica. Ecco, anche se rimane pochissimo tempo, possiamo porci una domanda. Ecco, di Li Peng e degli altri dirigenti di quell'epoca non è rimasto traccia. Cosa è rimasto di piazza Tiananmen? Per me personalmente, che sono anche un po' emozionato a vedere queste immagini, e il volto dei militari, se tu hai visto i volti dei militari, erano pari età con gli studenti. E quello che mi ricordo bene è che si trovarono impacciati, una cosa nuova per loro. Posso dire che tutti volevano evitare il massacro, non ci fu un massacro premeditato. Ci fu un incidente perché intorno a Tiananmen ci sono dei vicoli molto stretti. Dopo tanti giorni di contrasti, ci fu un incidente, qualcuno sparò un primo colpo, allora la paura, il fuggi fuggi generale,
accesa la mira. Probabilmente perché aveva appena parlato Zhao Zian, che era il segretario del Partito Comunista, che stava calmando le acque. Quindi i ragazzi avevano deciso di uscire dalla piazza. È stato proprio qualcuno che io mi ricordo che ero lì, ho sentito anch'io una specie di sparo, il fuggi fuggi generale, come può succedere a uno stadio qui con un botto. Come è successo tante volte anche